Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Mario e Luigi che si sono addentrati nell'ex castello di Peach e hanno affrontato un boss spazzatura, trovando però la cassaforte dove era chiuso Bowser. E adesso... Aia, ho dolori alla schiena. Questo vuol dire... Ehi lassù, mi senti? Devo chiederti una cosa. Ai 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 ai, che male alla schiena. Ti fa male la schiena? Non riesco a muovermi. Ai 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 ai. Dai, fai qualcosa. Su, fai qualcosa in fretta. Uffa, ne hai sempre una. Wow, e tu sei veramente egoista. Oh, salve. Pufferbacco, che sorpresa. Signor Mario, signor Luigi, cosa vi reca in questo ameno luogo? Personalmente ho scelto questo caloroso antro per riposarmi. Mi sento a mio agio, come se fossi nei miei appartamenti. Come dice, Bowser ha mal di schiena. Perciò siete venuti fin qua giù per guarirlo dal dolore. Ora che mi ci fa pensare, poco fa il pavimento si è indurito all'improvviso. Avrà certamente a che fare con i dolori di Bowser. Già, già. Anche questa sporgenza è apparsa poco fa, prima non c'era. Potrei stimolare qui. Con il mio bastone! Chia! Non ha funzionato. Troppo poco per essere efficace. Certo, certo. Un anziano come me dovrebbe capire che il suo ruolo è stare seduto tranquillo a osservare. Signor Mario, signor Luigi, lascio fare a voi. Come sempre. Provate con un forte stimolo in questa sporgenza. Va bene. Di nuovo, andiamo a infilarci dentro le budella di Bowser. Oh, si sente che sta lentamente funzionando. Maestro Toad, la stavo giusto cercando. Signor Toad aperto, non poteva scegliere il momento migliore. I signori Mario e Luigi si sono infilati là sotto. Stanno lentamente stimolando Bowser. Ma davvero, molto interessante. A lei non mi resta che osservare lentamente come procede. Dalle mie esperienze posso dire che per un lento stimolo ci vuole tempo. Prendiamoci un tè. Prenda una pausa dal lavoro e si goda un tè in mia compagnia. Certo, grazie. Il tè del maestro Toad è sempre così rilassante. Mi siedo qualche minuto. Su, via, prenda fiato e si goda il tè. Quando lo stimolo ha effetto saremo avvertiti da un segnale sonoro. Intanto beviamo del tè, stiracchiamo i muscoli e godiamoci la meritata pausa. Non serve avere fretta. Ogni tanto è importante sedersi e osservare il mondo che gira. Piano piano, lemme. Perché non appoggi la console e metti su un tè? Il segnale sonoro di Maestro Toad ti avvertirà quando serve. Aia, che male. È pronto. Oh, la schiena si è sciolta di colpo. Ale. Hop, 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 hop. Mi sento rinato. Vedi di non esagerare, che poi ti fai male di nuovo. Va tranquilla. Mai stato meglio. Guarda qua. Ale. Riesco anche ad appallottolarmi. Non lo facevo da quando ero un cucciolo. Mario, Luigi, Bowser ha realizzato la tecnica della sfera armata. Cosa vuoi dire? Grazie al vostro stimolo i muscoli si sono ammorbiditi. Ah, e ora il bestione è diventato una sfera armata. Ma come? Per effettuarla è sufficiente premere R e cambiare azione con la X. Ehi, lassù, come va con la sfera armata? Mi piace da morire. Cambio azione con R e mi appallottolo con X. Visto? Se poi mi muovo con il pad posso anche passare sulle punte senza farmi male. Senza contare che i miei culi mi permettono anche di scalare le pareti. E infatti questo ci consentirà di fare un po' di backtracking. Che spettacolo, sono sempre il migliore.
Sono impressionata anch'io. A proposito, Cosma, dove sono finito? Nel castello di Peach. E come accidenti ho fatto a ficcarmi nel castello di Peach? La principessa Peach è imprigionata lì. E la stella scura sta per risvegliarsi. Muoviti a trovare la principessa. Guarda che lo so. Porterò via la principessa e quel coso verde chiamato sogghigno. Dove si entra? Intanto è meglio uscire da qua con la mia nuova abilità. Sarà uno scherzo. Giusto, giusto, giusto. E detto questo, io non vedo l'ora, esatto, di trovare il nostro amico. A proposito, ah, ecco come si fa. Perfetto. Vuoi volare da qualche parte? In realtà no, volevo solo attivarlo. Comunque, uno, voglio ricaricarmi. E in teoria adesso dovrebbe esserci qualcosa di nuovo da lui, però vediamo i fuffi blocco. Ci manca uno alla spiaggia Scoglio Canino. Strano. Castello, castello, castello. Va bene. Vediamo gli equipaggiamenti, che cos'hai. Uno straorguscio. Ci diminuisce l'attacco ma ci aumenta la difesa. Per adesso niente. Allora, facciamo così. Proviamo ad andare un attimo alla spiaggia Bao Bao. Fuffi blocco, eccolo qua. Perfetto. Mi pare strano comunque che non l'avessi preso alla spiaggia. Però, allora, iniziamo la nostra esplorazione. Non abbiamo visto questa zona, ma visto che già che siamo con Bowser, entrerei. Bowser può andare anche di qua. E basta, in realtà. Credo che grazie a Bowser noi potremo entrare. Questo vuol dire che quindi prima si va di qua. Ecco fatto. Beccatevi questo. Ok, è andata bene. Aia, ma che stronzo. Forse devo solo renderlo blu, eh. Allora, iniziamo così. Fuffi blocchetto. Grazie. Ce ne mancano solo tre, giusto? Aia, non ho fatto in tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colpi ci vogliono, insomma. Ecco qua. Adesso si alza, ovviamente. Perché no? Facciamo livellare nuovamente Mario e Gigio. Che vabbè, saranno pochissimi punti. Ma almeno li aggiungiamo al mucchio, no? Anzi, ah no, beh, è vero. Il martello l'avrebbe evitato. Sono 150 punti. È una cavolata. Però meglio di nulla. Preso. Ok. La difesa, in realtà, come ho detto, dovremmo preoccuparci relativamente. Visto che Bowser, con tutti i gusci che c'ha, se la cava benissimo. Dovremmo puntare più all'attacco, quello è vero. Oh, ma guarda quante statue. 100 monete. Ma siamo già dentro il castello, quindi. Pollo esplosivo. Mi sa di sì, sai? Sa che siamo già dentro. Madonna, quanta roba. Allora, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi fare. Allora, sì, siamo già dentro il castello. Allora, finiamo il giro da questo lato prima. Esatto. Proviamo anche Non capisco come dovrei evitarlo. Non capisco come dovrei evitare il colpo, però. No, niente fuffi blocco. Gli altri saranno dentro il castello. Vabbè, con due pugni ce la risolviamo almeno. Perfetto. Eccoci. Oh, la talpa. Perfetto. Ulla, 100 monete. Così spudoratamente anche. Allora, calmi. Fatemi prima visitare tutta quanta la zona. Che magari. Ecco qua, esatto, non possiamo ancora passare. Ok, quindi l'unica cosa rimasta da fare è andare qui nel castello. Perfetto. E certo. Ecco qua, ti sta bene. Allora, prima di tutto,
Fufi Blocco. E così livelliamo anche Mario e Gigio. Perfetto. Tra l'altro ha uno spuntore in testa, quindi facile da tirare giù. Però non ci ha fatto danno, meno male. Due, tre, quattro, perfetto. Quindi ne devi tirare giù il più possibile e gli altri ti cadono addosso. E ovviamente ti devi anche abbassare all'ultimo. Oh, troppo tardi, vabbè, non importa. Perlomeno tutti sono saliti un pochino. Ovviamente Mario e Gigi in questo frangente sono più svantaggiati, però questo non vuol dire che non possiamo dargli qualcosa anche a loro. Non riesco a prenderlo. Che palle! Vaffanculo. Oh, e che santo Dio! Dubito che Maialozzo qui abbia ancora Fufi Blocchi, però forse dovrei aumentarla un po' la velocità di Bowser. Vabbè, non importa. Sai che... esatto. A questo giro mi sa che prendo danno. Che sfiga. Se non si riprende... cioè, siamo presa proprio... ma di cattiveria questa. Ecco qua, ci ho sperato in un colpo fortunato, eh. Ecco qua. Facile, facile. Andata. Questa è stata un po' cattiva. Ci siamo presi una sfracca di mattonata in faccia. Che tra l'altro, tra poco... oh, ma guarda, il trio delle chiavette. Ehi, Sogghigno! Hai visto? Sono arrivato al castello di Peach. Non puoi più nasconderti dietro i tuoi assurdi discorsi. Bel tartarugone, mi congratulo. Mi spiace soltanto che tutti questi sforzi non ti siano serviti a niente. Esatto. Non metterei mai i tuoi luridi artigli sulle chiavi di queste porte invalicabili. Il castello di Peach sarà la tua tomba rosata e profumata. Bah, ci metterò un attimo a rompere quelle teste di vetro. È bello gustare il tuo ottimismo. Se anche se la facessi, non puoi immaginare cosa ti aspetta in fondo. Ma non voglio rovinarti a sorpresa. Dai, prova a prendere le chiavi, grosso e disgustevole carapace. Allora, questa è quella blu. Questa è quella rossa e l'altra è quella verde. Allora, aspetta. Preso. Fammete. Dai. Oh, cacchio. Ste stupide sveglie. Che poi, sì, potrei anche farle esplodere con una fiammata in realtà. Giusto per non perdere il turno stando dietro a ingoiarlo. Però, già ci siamo. Anche se di poco diamo qualcosa a Mario e Gigio. Ecco qua. Peccato che Bowser a livello di colpi fortunati gli escono pochi. Speravo. 4. Ecco qua, andata. Param pam 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 pam. Bowser purtroppo è un pochino indietro, ma perché non lo stavamo usando da un po' di episodi. Quindi al momento... a livello di livelli
è indietro rispetto a Mario e Gigio. Dai! Oh, santo Dio! Ma sì, dai. In realtà dovrei farle fuori con Mario e Luigi, con Bowser questi qua. Ma per il semplice fatto che mi sa che i punti esperienza di questi se li prendono solo loro. Bowser invece no. Ecco fatto. Poi sto maiale, mamma mia, fastidioso. Facesse un attacco diverso almeno. 2, 3, 4. Adesso ti sfondo. Ecco qua. Dai. Meno di 3 mi sa che non si può fare. Ecco fatto. Sto piano piano ormai a fine gioco riapprendendo come fare i colpi fatti bene. Aumentiamo la velocità. Preso, ok. Vabbè, in realtà non è granché, perché siamo indietro noi, non quel 4. Però è meglio di nulla. Oh, le mutandine di Peach. Oh, che bello. Bowser, si dicono queste cose. Allora, dove siamo? C'è un muro e questo muro ci porta solo di sopra. Però otteniamo un'altra sveglia rivincita. Ma siamo già... dubito. Allora, aspetta. Il percorso facciamocelo dall'alto. Ah, io scappo. Dovevo salire più... Oh, cavolo. Più in alto. Esatto, dovevo cadergli sopra da lì. Pensavo che fosse questa la scala giusta io. Ecco fatto. Oh, un guscio. Ah no, invece basta fare così? Davvero? Io mi ricordavo che dovevo prenderle di nascosto. Chiave rossa. Quindi beh, non male, 11 in più di attacco. Ok, chiave rossa. Vediamo. Vediamo cosa apre. Guardate, si è aperta la porta! Supremo Bowser! Siamo qui! Sua magnanimità! Siamo qui! Adesso arrivo! Uno, due, tre! E vai! Siamo liberi! Che poi, l'unità Kavex sarà al tuo fianco. Quante volte abbiamo usato gli attacchi speciali in sto gioco? Il sommo Bowser è giunto in soccorso dei suoi umili servi! Come potremo mai, insignificanti membri dell'unità Kavex, ripagare tanta grazia? Quale miglior modo se non una danza per esprimere tutta la nostra letizia? Direi che è più consono cantare un inno di contento al nostro nobile Bowser. Smettetela di perdere tempo, su andiamo. Per esprimere tutta la nostra ammirazione non c'è modo migliore per erigere una statua. Proprio no, 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 facciamo quest'altro, no, io ti dico di questo, no, 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 questo. Silenzio, muoviamoci. Sì, signore. L'unità Kamek, a parte l'ultimo attacco che otterremo più avanti, è, a parer mio, uno degli attacchi migliori e anche facile da usare. Anche quello delle bombe in realtà non è male. Oh, ma guarda, una chiave nascosta che ora scappa. Ferma lì. Dove credi di andare? 100 monete, un po' poco. Adesso ti sfondo. Fermati. Dobbiamo evitare anche i nemici, ma non perché non voglia combatterli, ma perché voglio subito ottenere la chiave. Aia. Non ne ho azzeccata una. Sai che quasi quasi... Grazie. Ancora. Mamma mia, ma... Una non ne ho presa, eh. Ok.
Ah, che male. Sperando in un fuffi blocco. Bravissimo gioco. E a te è andata male. E vai. E addio a quella piena di muco. E ora si sveglia. Orf. Tu fastidio dare me. Io lanciare blocchi sopra di te. Meno di tre non si arriva. E io ora ti sfondo. Facile. 1220. Allora, continuiamo l'inseguimento, anche se non ero sicuro fosse qui. Ecco fatto. Dove vai, stupida chiave? Oh, cavolo. Mi ha bloccato il passaggio. Credo che ce l'abbia, ma non ne sono sicuro. Sì, ce l'aveva, ok. Tutti i nemici nuovi hanno la possibilità di avere un fuffi blocco. Ottimo. Preso. Ti sta bene, cretino. Quando pensi di averlo fatto giusto... Aia, ma che pezzo di merda. Stessa roba, pensavo di averlo fatto al momento giusto e invece è andata male. È scappato, niente, volevo aspirarlo io, sincero. Insegui quella chiave, maledizione. Allora, aspetta, prima le cose una alla volta. Iniziamo tirando giù anche questo. Che quello si sveglia, ovviamente. Il tempismo. Questa maledetta sconosciuta oggi. Ma solo con Bowser, eh? Con Mario e Luigi non ho avuto nessun problema. Ecco qua. Uno, due, tre. Dai, apri quel maledetto forziere. Perché oggi sbaglio i tempi di Bowser? Maledizione a me. Dovrei riuscire a sopravvivere tranquillamente. Esatto. Non morire. Bravo, bravo, che ho bisogno di un po' di soldi extra. Quante sono belle quelle 100 monete che ci arrivano in più. Mamma mia. 500 monete. Eh beh, buttale via. Ma se io gli faccio una fiammata, a parte che non ci arriva, però... Ecco, appunto. Ah, ti nascondi lì, vedo. Beh, per me è una cavolata. Perché c'è questo che mi permetterà di prenderti al volo. Ma perché nel castello di Peach c'è un marchingegno per Bowser? Bah, i misteri, eh. Hai ottenuto la chiave blu. Io mi immagino tutto lui raggomitolato. E fra pochino tira fuori la zampetta, mette via la chiave. Allora, qua non c'è più nulla, vero? Ok, non mi sembra. Ok, qua si torna indietro. Vediamo, eh. Ci manca adesso la chiave rossa, giusto? Ecco qua. Questi nemici, tra l'altro, sono una gran bella fonte di punti esperienza. Se solo riuscissi a colpirli troppo tardi, troppo presto. Troppo presto di nuovo, devo contarlo proprio allo zero. Mamma mia. Ecco qua. Ed eccolo lì che scappa, vero? Va bene, non importa. L'importante è che i punti esperienza se li prende Bowser. Per il momento.
Mario e Gigi sono abbastanza avanti. Eccoli qua, infatti. Bowser, Cristo. Oggi non ne azzecchi una. Ma è colpa mia, eh. Non mi sento di dar la colpa a lui. Anche perché dovrei. È colpa mia. Tre, due, uno. Ecco qua. Va bene, quello era il meno dei problemi. Perfetto. Tra l'altro, a livello di puffi bloccosi dovrei essere a posto. Troppo presto di nuovo, sempre all'uno. Eccolo lì che scappa. Che bello quelle 200 monete arrivate proprio all'ultimo. Preso. Vediamo se succede qualcosa. Infatti, immaginavo, volevo provare a prendergli la testa. Però mi sa che scappa sempre. Oggi Bowser proprio zero. Oggi Bowser proprio non lo riesco ad utilizzare, santo cielo. Chissà qual è il motivo. Forse effettivamente perché sto facendo un sacco di registrazioni tutte assieme. Ecco la vera motivazione. È tipo il quinto video della giornata oggi. Cristo, Bowser! I tempi, maledizione! Non è possibile che io lo schiaccio qua e tu lo fai l'attacco dopo 5 minuti e quello se ne va. Prendo punti esperienza? Ovviamente no, perché è ancora vivo. Allora, ci manca un'area qua a destra che probabilmente è dove si nasconde la chiave. Eccolo lì il bauletto. Bowser, cazzo, oggi ti odio, maledizione. Un tempo non sei riuscito ad azzeccare neanche uno. Sto maiale poi non ne parliamo. Sta sulle scatole, mamma mia. Fa un attacco e un attacco solo. Tranne quando dorme, vabbè, ma quello non conta. Lo sapevo. Ecco fatto. È stata facile. Bravo, non scappare, mi raccomando. Bravi. Kaboom. Così mi piacete. Dio mio, penso di poterli ammazzare facile, però. Ma scusami, a parte che dov'è il mostro che l'ha mangiato? Ecco fatto. Così, se mai troviamo un'altra bella battaglia, abbiamo già la barra bella carica. Ok, Bowser, cosa ti aumento? Preso, ok. Come ho detto, velocità relativa, ma almeno ci muoviamo un attimo prima dei nemici. Vieni qua tu. Mancatissimo. Dicevo, vieni qua, che ho bisogno di punti esperienza. E tu sei fonte principale. Dobbiamo aumentare di più l'attacco. Ti sta bene. Mi sta bene. Eccola lì, e che se ne va. 800, però 800 punti sono comunque buoni. Eccola lì la chiavotta. Vieni qua. Ma dai. Dai. Presa. Dovevamo semplicemente arrivare prima di lei. Di nuovo con la zampetta. E se la mette via. Credo di aver trovato tutto. Allora, vediamo dove finiamo. Siamo in una cella frigorifera. Però questa non è dove eravamo prima, o sbaglio? E no, c'è un passaggio. Sono io scemo che non l'ho vista. E tra l'altro non è neanche la stessa. Eccolo qua.
Era un po' nascosto. Niente di eccezionale, ma meglio di nulla. Ok, non dovrebbe esserci più nulla. Possiamo salvare. Vediamo cosa c'è qua dentro. Tra l'altro la chiave mi ricorda un po' Ishroob. L'anello risparmio. Meno 50%. Non è male. Mentre questa blu ci manda avanti, vero? Già ci fa proseguire. Con un altro pollo esplosivo. Però qui, se non ricordo male, succede qualcosa. Quindi noi ci fermiamo. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.